di riferimento ai centrali viola. Il Chievo con Steffè che può mettere in mezzo Alimi. La rete del vantaggio del Chievo. Ancora una volta a segno il numero 22, segna Alimi. Molto bravo Steffè, molto bravo a cercare la profondità in area di rigore. Una volta arrivato in possesso palla non ha avuto l'apprensione di calciare immediatamente, ha aspettato, ha visto qual era il compagno meglio piazzato al centro dell'area, ha fatto un retropassaggio per Alimi che di piatto è riuscito a metterla dentro. Tutta la panchina del Chievo a festeggiare Isnik Alimi. Nicolato ha detto ai suoi, avevo visto giusto, era un momento molto positivo per noi. Dall'altra parte dobbiamo dire di un Semplici che fa fatica a digerire questo gol, perché sta dicendo non dobbiamo buttare palla, non dobbiamo fare queste cose, perché poi arrivano i gol. Sì, ha ragione, perché c'è stato un lancio di Petriccione a cambiare gioco dalla parte opposta, sbagliata la misura, e da lì che è ripartito il Chievo con Da Silva e poi Steffè e Alimi. È bastato un passaggio sbagliato per mettere in difficoltà tutta la squadra, quindi queste sono due squadre molto accorte, molto. Parabola affidata a Capezzi che va a cercare sul secondo palo Madrigali, Gondo, Moschini e poi Madrigali per il pareggio della Fiorentina. Aveva calciato botta sicura a Gondo. Moschini si è trovato in pratica il pallone sulle mani, ha ribattuto come poteva, ha postato Madrigali in anticipo su tutti per il pareggio della Fiorentina. La difesa del Chievo è stata attratta dalla palla, tutti hanno guardato la palla, nessuno si è preoccupato di prendere le marcature, soprattutto quella di Gondò e di Madrigali. La palla inevitabilmente è caduta sui piedi di Madrigali, velocissimo a metterla in rete. Infatti poco prima Nicolato aveva detto in particolare ad Aldrovandi di stare molto attento alle marcature, insomma di stare stretti sui possibili saltatori. È stata spesso utilizzata anche in campionato. Intanto la discesa proprio del giocatore rigore, che sta per uscire, Gulin, va bene, un calcio di rigore in favore della Fiorentina. Rivedremo il tutto, il fallo è di Brunetti che si lamenta con il direttore di gara. Rivedremo il tutto, calcio di rigore però in favore della Fiorentina, la discesa di Gulin. Prossimo al cambio, supera Mbaye, entra in area di rigore, supera anche Brunetti, per me non lo tocca Brunetti. Per me non è rigore, non è rigore, perché lui nell'evitare il... Concentrazione di Fazzi, quella di Moschini ovviamente chiamato all'impresa. Parte Fazzi, spiazzato Moschini, Fiorentina 2, Chievo 1. Ancora una volta Fiorentina che è costretta a recuperare ma trova il vantaggio grazie a uno dei suoi giocatori più rappresentativi. Sì, bravo Gulin a cercare questo rigore, a trovarlo, ma secondo me non c'era. Comunque l'azione rimane un'azione importante perché si è accentrato, ha saltato tre uomini in dribbling. Poi Fazzi molto bravo e freddo nel realizzare questo rigore, molto penalizzato il Chievo perché un uomo in meno, un rigore che non c'è, direi che comunque è riuscito a colpirla. Trova un varco, Gatto, subito buono l'impatto nel match, Gatto, ancora lui. Appoggio su Yanga, conclusione al volo, 2-2 tra Fiorentina e Chievo, a senno Yanga, tiro di esterno, beffato Bertolacci. Grandissimo colpo di biliardo da parte di Yanga, ha trovato un tiro di esterno destro proprio all'angolino senza mettere grande forza, ma una precisione eccezionale. Complimenti perché ha calciato da fermo ed è riuscito veramente a dare una traiettoria imparabile per Bertolacci. Grandissime le feste sulla panchina del Chievo, sono andati a festeggiare sulla bandierina del calcio d'angolo, adesso tornano da Nicolato che poco fa aveva molto da fare con la sua panchina per incuorare i ragazzi, ma soprattutto per dire stiamo calmi ancora lunga, ha avuto ragione l'allenatore del Chievo, adesso si è sul... La Fiorentina, il gol della Fiorentina, l'assistenza di... Capezzi, Madrigali, fa doppietta e porta di nuovo avanti la squadra di Semplici. Questo è un gol bellissimo perché lo va proprio a cercare il pallone, lo cerca e lo colpisce con violenza. Questo testimonia quanto il ragazzo credeva nelle sue possibilità e credo che sia la doppietta per lui, il giusto premio a quelli che sono stati i sacrifici che questo ragazzo ha dovuto affrontare negli ultimi tempi e oggi si sta togliendo una grande soddisfazione portando la propria squadra verso la finale. Tutta la panchina viola sul terreno di gioco a festeggiare con i compagni e adesso pronta la sostituzione, sempre nella viola entrerà Berardi. Gatto, ancora lui, la sterzata e poi Da Silva in mezzo per Yanga. C'è forse il tocco da parte di Berardi, ma quello che conta per il Chievo
E che risultato, sia tornato in parità sul 3-3. Incredibile Chievo, incredibile anche l'esultanza della panchina giallo-blu, su, tutti sul terreno di gioco a festeggiare, come del resto i genitori sulla tribuna. Ci sono alcune mamme che continuano a risultare come se fossero delle giocatrici, insomma, allenate. Dobbiamo dire di un semplice che se la sentiva, perché poco fa aveva detto ai suoi: non è questa la maniera di gestire il vantaggio. Numero intanto di Da Silva, che riapprezziamo, ultimo tocco ufficiale di Berardi per anticipare Yanga. E dunque autorete di Berardi. Azione... per quanto riguarda il terzo gol del Chievo. Azione molto simile al primo gol del Chievo, molto molto simile, penetrazione in area di rigore, grande azione di Gatto, si fa sfidato anche nel corso della gara con una conclusione che il portiere del Chievo ha alzato sulla traversa. Tutto è pronto per il primo dei 5 calci di rigore. Naturalmente Mancino. Empereur contro Moschin. Testa bassa sul pallone. Parte Empereur, gol della Fiorentina. E allora dovrà rispondere per le rime Victor Da Silva, il brasiliano del Chievo. Moschin ha intercettato, però Empereur l'ha messa praticamente dove non ci può arrivare, sotto all'incrocio dei pali. Calciato benissimo. Tocca a Victor Da Silva, 19 reti per lui in campionato, 0 però nelle due partite qui alla Final Eight, dove è andato a segno invece il suo compagno di reparto Alini. Da Silva contro Bertolacci. Parte il numero 21 del Chievo, tocco morbido, coraggioso e bellissimo, gol anche per il Chievo. Beh, questo è un colpo che denota grande personalità, grande coraggio. Scavetto di Victor Da Silva. Cucchiaio. 1-1 nel computo dei tiri dal dischetto, in aggregato 4-4 tra Fiorentina e Chievo. Non si spezza l'equilibrio. Tocca adesso a Bangu contro Moschin. Parte il congolese. Sue finte, poi Moschin... non può nulla, gol di nuovo per la Fiorentina, avanti. Si è mosso molto tempo prima Moschin e nel muoversi ha dato la possibilità a Bango di scegliere l'angolo migliore. Tocca adesso a Yamga per il Chievo, flash da bordo campo. Sì, bordo campo, allora la panchina del Chievo segue tutta raggruppata, tutti i ragazzi, tutti uniti. Questo rigore del loro numero 9, che alla ricerca naturalmente del pareggio, Fiorentina in silenzio. Parte Yamga contro Bertolacci, spiazzato. 5-5, 2-2 nel computo dei tiri dal dischetto. Questo è un rigore calciato più di forza che di precisione, però alto sotto alla traversa, quindi diventa difficile per i portieri intercettare questo tiro. Tocca di nuovo alla Fiorentina con... Fazzi, che già ha segnato nel corso della partita, ha segnato il fallo di Brunetti su Gulin, ricordo scatenato ovviamente le polemiche del Chievo. Parte Fazzi sul palo individuato da Moschin, ma molto molto angolato, e siamo 6-2. Tutto forte. Forte come velocità proprio della palla, perché non ha dato il tempo a Moschin di andare giù. Tocca adesso a Gatto per il Chievo, che deve segnare per mantenere l'equilibrio. 3 rigori per i Viola, 3 messi a segno, 2 per il Chievo, 2 messi a segno. Gatto contro Bertolacci. Parte Gatto, spiazzato Bertolacci, 6-6, ancora in parità, la sfida infinita tra Fiorentina e Chievo. Altro rigore calciato benissimo, alla sinistra del portiere con piatto destro a fil di palo. La panchina della Fiorentina ha urlato poco fa: dai Diego, forza Diego. Perché tocca a Diego Peralta per i Viola. Parte l'italo argentino, spiazzato Moschin, 7-6 per la Fiorentina.
Stesso rigore calciato da Gatto, però con il piede opposto e dalla parte opposta. Mezza altezza, fil di palo, piatto sinistro, destra del portiere. Toccherà Troiani battere il quarto tiro dal dischetto per il Chievo. Va a calciare dagli 11 metri e tutta la panchina del Chievo in silenzio. Ovviamente momenti di altissima tensione, questi finali della sfida tra Fiorentina e Chievo. Troiani contro Bertolacci. Parte il numero 7 del Chievo, intuisce Bertolacci, ma non può nulla. Ancora parità 7-7 tra Fiorentina e Chievo. Ultimo rigore, almeno della prima serie, per Cedric Gondo e la Fiorentina. Interno collo destro di Troiani ad incrocio, tiro molto potente, fil di palo, rasoterra. Posiziona il pallone Gondo, osserva Moschin. Parte l'attaccante ivoriano. Conclusione che sbatte sulla traversa. Momenti di brivido in casa viola, ma alla fine è gol per Gondo e per la Fiorentina, che dunque passa in avanti 8-7. Rincorsa complicatissima di Gondo, veramente complicatissima. È partito dritto sulla palla, quasi a non far capire se calciava con il destro o con il sinistro, e all'ultimo si è piegato e ha rischiato veramente molto. Tutta la panchina della Fiorentina a gridare forza Isaia, forza Bertolacci, il loro portiere, e tutti stretti invece i ragazzi del Chievo con Sané alla battuta. Momento decisivo, perché qualora Sané non dovesse segnare, la Fiorentina andrebbe in finale. Parte Sané, segna anche lui, e allora si prosegue dopo i primi 5 tiri dal dischetto. Tutta la sicurezza di Sané. Vediamo che sarà allora il sesto rigorista per la Fiorentina, Jacopo Petriccione. Mbaye si è caricato Sané sulle spalle, lo ha portato via per fare i complimenti al compagno. 5 rigori, tutti messi a segno sia per Fiorentina che per Chievo. Tocca adesso per il sesto a Petriccione. Parte il numero 21 della Fiorentina, la parata di Moschin. E allora tocca a Kevin Magri, che ha la possibilità di portare in finale il Chievo-Verona. Tutta la responsabilità sul capitano, mentre Petriccione viene consolato da Capezzi e Gondo. Permettimi di dire che non è un rigore sbagliato da Petriccione, ma un rigore parato da Moschin, perché veramente ha fatto un intervento elastico, è andato a prenderla molto molto lontano. Tutte le donne tifose del Chievo a gridare Kevin, Kevin in tribuna. Tocca a lui portare il Chievo alla finalissima. Parte Magri, vince il Chievo ai tiri dal dischetto, si arrende. La formazione di Paolo Nicolato approda in finale, dove affronterà il Chievo, ma senza gli uomini più importanti. Non ci sarà Limi e non ci sarà Victor da Silva, ma poco conta adesso, perché in campo si fa festa. Il Chievo ha avuto il merito di crederci fino alla fine, è passata in svantaggio, ha dovuto subire l'inferiorità numerica, non si è mai arresa, ha raggiunto la Fiorentina sul punteggio di 3-3. Sono con Giorgio Adami, allora il secondo di Paolo Nicolato, che è stato allontanato nel corso della partita. Siete stati sempre sotto, poi in inferiorità numerica avete resistito due volte, abbiamo recuperato due volte. Che significa questo? Significa che c'è un gruppo importante, c'è un gruppo importantissimo, significa che io sono fortunato perché non perdo quasi mai quando tocca a me, e significa che con Paolo sono 15 anni che lavoriamo e quindi sappiamo sempre cosa fare, e il premio tutto ai ragazzi che stanno andando benissimo, è solo quello. Sono emozionato, scusate. Grande fisicità, ma anche grande tecnica del vostro gruppo. Sì, siamo un gruppo completo, siamo un gruppo completo. Oggi purtroppo abbiamo preso più gol del previsto, perché noi facciamo della fase difensiva e dell'attenzione le nostre armi migliori, e poi lasciamo là davanti i nostri due tenori che si sfoghino, diciamo. Però penso che in due partite abbiamo dimostrato un'organizzazione di gioco importantissima e una voglia di vincere pazzesca, e questo è il giusto premio ai ragazzi. Chiaro che tutti vorrebbero vincere, tutti vorrebbero arrivare in fondo. Per me è la terza volta che facevo le semifinali, quindi presumo che
che me lo merito e ce lo meritiamo. Complimenti al Chievo, linea a voi. E allora, Chievo, la seconda finalista di questa edizione della Final Eight Primavera dopo la vittoria ai tiri dal dischetto contro la Fiorentina. È davvero tutto, ringrazio Gloria Ganassini in cabina di regia all'Itacento di Milano. Un saluto da Cristiano Piccinelli e Mario Somma.